Giure che nasce, giure che cresce, giure che muore, piange la terra, piange l'ugoi.
sapeva di essere ormai nel mirino. E soprattutto la sera di tutti i giorni prima della sua morte, il giovedì, lui ebbe la certezza, la comunicazione indubitabile, la certezza assoluta che il ritorno per lui era già arrivato a Palermo. Non c'è nessuno che poteva aiutarlo a individuare, a cercare questo tritolo, a... non si poteva fare niente. Qualcosa si poteva fare. Qualcosa che Paolo aveva chiesto già da 20 giorni alla questura e la domanda è rimasta inevasa. Disporre la rimozione degli autoveicoli dalla zona antistante dell'abitazione della madre. Io tutt'oggi sono incredulo su questo fatto. Spirito di servizio. Ho mai avuto dei momenti di scoramento, come
ringraziare l'amministrazione comunale per la concessione del patrocinio dell'evento e un ringraziamento particolare alla dottoressa Rosanna Scrascia, preside dell'Istituto per la sua totale disponibilità, si mostra subito entusiasta, diciamo, la nostra proposta di fare questo convegno. Spero che ci sia in futuro occasione di collaborare. L'idea di questo convegno nasce dal coinvolgimento soprattutto dei ragazzi del liceo, parte dalla convinzione nostra che abbiamo e che i nostri relatori oggi incarnano e professano tutti i giorni, cioè che la nostra società può cambiare in positivo solo se tutti noi nel nostro piccolo pratichiamo e diffondiamo la legalità ogni giorno e in qualsiasi contesto. Viviamo purtroppo in una società che è malata, in crisi di valori e di opportunità soprattutto per i giovani, e credo che la corruzione, la disonestà, le politiche clientelari siano la causa principale della mancanza di opportunità che noi giovani, ahimè, purtroppo subiamo quotidianamente. Pertanto noi crediamo che perseverare nella legalità e diffonderla soprattutto nel mondo giovanile sia una delle strade per la rinascita e il cambiamento della nostra società, perché proprio i giovani poi saranno loro stessi i beneficiari di questo percorso. Però torniamo, e questo mi sembrava diciamo, una piccola premessa prima di presentare i nostri ospiti. Oggi, come sapete, abbiamo il piacere di ospitare due personalità, ahimè, piuttosto rare oggi, che incarnano perfettamente quello che era l'obiettivo che ci siamo prefissati quando abbiamo avuto l'idea di questo convegno, cioè avvicinare e far capire ai giovani l'importanza di combattere ogni giorno e a tutti i livelli contro ogni forma di illegalità. Avremo con noi un giovanissimo giornalista siciliano, Ismaele Lavardera. Professor Vincenzo Musacchio, terzo fondatore della commissione regionale anticorruzione. Quando vidi commissione regionale anticorruzione pensai, diciamo, non mi fece bene perché commissione regionale pensai subito a delle nomine, poi capii che era tutta un'altra cosa. L'idea di coinvolgere Ismaele è nata, diciamo, una sera guardando le Iene, dove vidi, diciamo, questo servizio intitolato, mi pare, un 21enne contro l'omertà politica, che parlava praticamente di questo giornalista che denunciava un caso di brogli in fase di scelta degli scrutinatori per le elezioni comunali, credo. Ma la cosa che più mi colpì è che, diciamo, alla fine del servizio, quindi l'intervista che la Iena, che vedremo poi, insomma, Ismaele quasi si commosse, e questo mi fece capire un po', diciamo, la tenacia con la quale porta avanti, diciamo, il suo obiettivo, quello diciamo, di infondere e sensibilizzare le persone verso la legalità, ma al tempo stesso anche una certa, diciamo, solitudine, cioè consapevolezza di essere non proprio, diciamo, come si dice, in compagnia. Questo pensiero, lui dice, le piccole cose fanno la differenza, e questo credo che sia una frase bellissima, perché sono proprio le piccole, cioè legalità non significa necessariamente, diciamo, denunciare un soffuso, una corruzione, ma anche non parcheggiare in seconda fila, non buttare la carta a terra. Quindi, diciamo, se tutti noi ci riformiamo a livello cerebrale e culturale, penso che solo questa possa essere la strada per una rinascita della nostra società. Per il professor Musacchio invece si tratta di un ritorno, perché avevo l'onore di ospitarlo l'anno scorso a marzo per un convegno sui rifiuti tossici, che purtroppo è una piaga del Molise, diciamo, siamo una succursale della rifiuti umani. E lui, diciamo, ogni giorno fa convegni, ha creato questa bellissima, ha avuto questa bellissima idea della scuola della legalità, con cui coinvolge tantissimi giovani, fa incontri nei licei, e quindi spero che, diciamo, soprattutto i due ragazzi, Bingo e Dani,
convegno di oggi serve un po', diciamo, a sensibilizzarsi verso questi temi, perché ripeto, il futuro ce lo costruiamo noi ogni giorno. Adesso passiamo al convegno, perché ho parlato pure già troppo. Allora, introduco il professor Musacchio con una frase di Roberto Scarpinato, che è attuale procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo, nel Il ritorno del principe, saggio scritto nel 2008 con il giornalista Saverio Lodato, che dice così: mentre negli altri paesi europei la criminalità non fa storia, riguardando solo le fasce meno integrate e acculturate della società, la nazionale, quella con la S maiuscola, è inesplicabilmente intrecciata con quella della criminalità di settori significativi della sua classe dirigente. Tanto che in taluni tornanti essenziali non è dato comprendere l'evoluzione dell'una senza comprendere benissimo la seconda. Questa criminalità dei potenti si è declinata dall'Unità d'Italia oggi su tre versanti: la corruzione sistemica, la mafia e lo stragismo per fini politici. La questione criminale dunque in Italia è inscindibile da quelle dello Stato e della democrazia. Quindi, professor Musacchio, considerando quello che è l'attuale quadro politico, il regime della corruzione, quindi la mala politica, i poteri criminali, stanno mettendo in pericolo lo Stato democratico e i valori costituzionalmente garantiti? No, io, come al mio solito, nelle scuole mi alzo e preferisco stare in mezzo agli studenti, perché mi piace il contatto diretto. La domanda è abbastanza complicata, è abbastanza difficile parlare di criminalità organizzata finché voi possiate comprendere che cos'è questo cancro che affligge tutta la società italiana, anche il Molise. Io dico sempre, lo dico soprattutto ai giovani, la mafia arrivò in Molise negli anni 80. Negli anni 80, quando si costruì la diga del Liscione. E ci fu una ditta, perché io ho fatto delle ricerche, ci fu una ditta Costanzo che ebbe il subappalto una parte della costruzione della diga. Ebbene, la ditta Costanzo poi, con gli anni si seppe, che faceva capo di Cosa Nostra dell'epoca, Michele Greco, detto il Papa, e ha un'altra faccia conosciuta in Molise, perché venne a scontare una specie di confino, Vito Ciaccinino, che restò in un paese più vicino a Rodello per un periodo. Quindi questi sono i primi contatti della mafia con la vera, in Molise. Poi ci sono tante altre storie, dicevano prima dei tossici, si diceva. Quella è un'altra storia, magari in altre occasioni la affronteremo. Che cosa fate? Cosa potete fare voi giovani? Il video che voi avete visto è girato da detenuti, cioè da persone che stanno in carcere, che nella fase di riabilitazione, di educazione, navigando su internet, hanno messo insieme, perché quello non è altro che un mettere insieme varie immagini, è venuto fuori, secondo me, un capolavoro, perché dall'immagine di quello che ha fatto la criminalità organizzata nel nostro paese, a partire dal dopoguerra, ma anche prima, dall'Unità d'Italia, possiamo dirlo tranquillamente. Tutte quelle vittime sono tutte vittime che hanno avuto il coraggio di combattere la mafia, ognuna nel proprio campo, i magistrati, i giornalisti, i sacerdoti. Noi abbiamo intitolato la scuola della legalità a Don Peppe Diana. Voi, molte di quelle persone, voi non sapete chi sono perché non le avete vissute. Io ero giovanissimo quando morì Giovanni Falcone, quando morì Paolo Borsellino. Io scrissi, forse quando avevo più o meno l'età di Ismaele, forse qualche anno in più, perché ero appena laureato, scrisse Giovanni Falcone,
oggi non l'ho portata la lettera, ma... E Giovanni Falcone mi rispose e disse che il futuro della lotta alla mafia risiede nella gioventù. Solo se la gioventù ne volterà le spalle, la mafia potrà essere sconfitta. Lui gli era stato chiesto dal giornalista: ma lei perché lotta alla mafia? Lui risponde: per semplice spirito di servizio. Ma che significa? Significa che io faccio semplicemente il mio dovere e basta, e quello è già sufficiente, perché se ognuno di noi facesse il proprio dovere, probabilmente la mafia non esisterebbe o sarebbe limitata solo in alcuni settori. Ma io vi devo dire che oggi la mafia, la camorra, l'andrangheta, cioè la criminalità organizzata, non è più quella che abbiamo visto nel video, cioè quella che usava le armi, che si serve delle stragi, che ha destabilizzato lo Stato, perché dello Stato in parte faceva parte. Scusatemi il gioco di parole. Oggi la mafia è nello Stato. Mentre prima il mafioso si recava dal politico per avere appoggio, oggi avviene il contrario. Oggi è il politico che va dal mafioso. Perché oggi il mafioso ha un grosso potere, oltre a quello delle armi, che non usa più perché ha capito che non gli conviene. Perché alla mafia conviene usare il potere che è molto più potente di quello delle armi. Quello della corruzione, quello del denaro. Ormai c'è un silenzio in quasi tutti i luoghi dove è infiltrata la criminalità organizzata. Ma la criminalità organizzata, quando è in silenzio, diceva Paolo Borsellino, fa affari, e gli affari la mafia li fa laddove ci sono flussi di denaro. Dove ci sono ingenti flussi di denaro c'è un binomio indissolubile: corruzione e crimine organizzato. E lo vediamo nei telegiornali. Lo scandalo dell'Expo, abbiamo fatto una figura mondiale. Mafia Capitale, si è scoperto dopo tantissimi anni, perché un magistrato che era esperto di tecniche di lotta alla criminalità organizzata, il dottor Pignatona, ha usato quelle tecniche e è riuscito a scoprire cose che però a Roma esistevano da molti anni, solo che c'era una serie di congiunture, una serie di omertà, una serie di silenzi complici. E il silenzio è sempre complice. Chi tace, dice un proverbio, acconsente. È vero, la mafia si basa su questo, sul silenzio. Invece occorre denunciare, invece occorre ribellarsi, come hanno fatto i giovani nel 1992, sono scesi tutti in piazza a favore di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che non dobbiamo dimenticare mai, devono essere il nostro simbolo. Devono essere il nostro esempio. Hanno dato la vita. Lo stesso giudice Caponnetto, che io ho avuto la fortuna, l'onore e il privilegio di conoscere personalmente, e mi disse una frase che non dimenticherò mai. Disse: la mafia, caro Vincenzo, teme molto più la cultura che la magistratura. Ed è vero, è proprio vero. Perché chi non conosce, chi non sa, non può combattere. La conoscenza ti dà il potere della reazione. L'ignoranza ti rende schiavo. Ecco perché fare il proprio dovere, e questo è rivolto anche ai giovani, il messaggio di Giovanni Falcone è rivolto soprattutto ai giovani. Io ho molta fiducia nei giovani. Proprio 2 giorni fa, il liceo classico Garibaldi di Palermo è venuto in contatto con la scuola della legalità, perché abbiamo avuto la fortuna di poter individuare in ogni regione d'Italia un referente della scuola della legalità.
Quindi l'abbiamo trasformata da una cosa regionale ad una cosa nazionale. E il referente siciliano ci ha messo in contatto con la preside di questo istituto e i ragazzi, quarto e quinto ginnasio, che credo siano il primo e il secondo anno del liceo classico, sarebbero proprio i primi due anni, credo. Ecco, hanno fatto una serie di domande, hanno inviato una serie di domande a me, alla scuola della legalità, e devo dire che erano delle domande di un livello altissimo, cioè secondo me meglio delle domande che spesso fanno i giornalisti, perché si palesava la voglia di voler conoscere, di voler capire, di voler comprendere che cosa sta succedendo attorno a loro. E una delle domande che, tra virgolette, mi ha fatto riflettere, mi ha messo anche un po' in difficoltà, era quella di cosa possiamo fare noi, cioè cosa possiamo fare noi giovani per lottare la mafia, perché loro la mafia ce l'hanno dentro casa. E io rispondo, e ho risposto a questa domanda, servendomi ancora una volta nel giudice Antonino Caponnetto. Peccato non ci sia più, io l'ho portato in Molise due volte, sarebbe stato meraviglioso poterlo avere oggi qui tra noi. Cosa diceva Caponnetto? Occorre reagire. È necessario conoscere approfonditamente questo fenomeno. Ma non solo. Voi dovete fare e dovete essere, diceva lui, i paladini della nostra Costituzione. E rispondo anche alla domanda che mi è stata fatta. Ma i valori costituzionali, la nostra Costituzione, che fine fa? Che fine ha fatto? È calpestata tutti i giorni. Invece è il documento più bello che abbiamo. Pensate che anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 si è ispirata alla nostra Costituzione. Pensate che l'hanno scritta i nostri padri costituenti che appartenevano a diversi schieramenti, però per il bene comune hanno scritto una carta meravigliosa. Ecco, negli altri paesi europei, nelle scuole, la Costituzione è obbligatoria, cioè è necessario conoscerla, perché la Costituzione, come diceva Calamandrei, un altro padre costituente, è un pezzo di carta, e se la lasciamo cadere, però se le diamo vita, e noi possiamo darle vita, diventa un documento ineguagliabile. Quindi io non mi dilungherò ancora, vi voglio lasciare con un messaggio forse un po' forte. Non chiudete gli occhi, apritevi, ritagliate uno spazio della vostra vita, anche piccolo, anche piccolissimo, all'ideale della legalità. Ritagliate uno spazio non solo nella vostra mente, ma anche nel vostro cuore. E pensate che ciò che avete visto in quel filmato, quelle persone, sono solo una piccolissima parte delle persone che hanno dato la vita per la legalità. Grazie.